Ciao a tutti, dopo diversi mesi torno a parlarvi di Stephen King, forse sono anche troppi mesi, perché in questo caso parleremo, o meglio parlerò, del secondo capitolo della trilogia di Mr. Mercedes, questa trilogia hard-boiled, thrill, uscita già un anno fa, quest'anno è arrivato il secondo volume, pubblicato come sempre Sperling, e mi andavo appunto di dirvi la mia molto velocemente, e soprattutto non andando nel dettaglio, perché essendo il secondo volume di una trilogia non mi sembra giusto spoilerare come se non ci fosse un domani. Un video fatto con l'intento, uno, per confrontarci per chi lo avesse letto, e due, per farvi capire, per i curiosi, cosa può trovare all'interno e soprattutto come vedere questo romanzo nell'ottica della produzione kinghiana. Prima di partire con tutto il pippone e tutte le mie teorie fantascientifiche sulla questione, devo subito fare una piccola parentesi Sperling, ma sarà veramente piccolissima, perché come sempre non vuole essere il solito video denigratorio verso la Sperling, perché ormai ci ho perso le speranze, lo dico in maniera tranquilla, perché subito hanno fatto un casino dietro l'altro, ma come sempre, casino di titolo, edizione e copertina. Titolo, Chi perde paga, un titolo che non so da dove sia uscito, perché in originale si chiama Finders Keepers, che è una sorta di modo di dire tutto americano, che è stato tagliato e tradotto con questo Chi perde paga. Dopo aver finito la lettura del romanzo non ho trovato un solo motivo e un solo parallelismo, una sola analogia per il quale questo romanzo si sarebbe dovuto chiamare così, ma evidentemente sono io che non ci arrivo, dalla Sperling ci spiegheranno il perché di questo titolo. Poi passerei all'edizione, edizione che è finalmente stata migliorata dopo 6 anni che ho sbattuto le pentole in giro, me l'hanno migliorata. Però loro sono furbi, loro sono a un livello veramente, vanno oltre qualsiasi cosa. Se l'edizione la facciamo plastificata, il plastificato ci costa di più del cartonato, quindi se prima usavamo il cartone di merda, che si distruggeva appena lo guardavi, adesso usiamo la plastica, però usando la plastica ci costa di più. Quindi dove possiamo andare a risparmiare? Le copertine. Hanno fatto una sovraccoperta che è un foglio di carta A4, quindi appena la tocchi si spacca, ma va benissimo, ormai sappiamo con chi abbiamo a che fare. Ultima cosa che personalmente io parlo per un gusto personale, però secondo me è dimostrazione sempre della loro solita incompetenza e del loro solito volere risparmiare, è il discorso copertina italiana, e si può vedere tranquillamente. Se da una parte abbiamo le copertine USA con la tematica, se vogliamo grafica, che si ripete di romanzo in romanzo, qua da una parte abbiamo Mr. Mercedes con le sue gocce di sangue che piovono dal cielo, copertina italiana, tank, totalmente diversa. Evidentemente non si sono voluti comprare i diritti, evidentemente costava troppo comprare i diritti della copertina originale, e quindi affidiamoci in mano a grafici a caso. Copertina poi può piacere, non può piacere, io parlo per un discorso mio soggettivo. Entriamo dentro il romanzo, cerchiamo un attimino di capire cosa troviamo dentro e a che tipo di lettore può andare. Andrea, posso leggere questo romanzo senza aver letto Mr. Mercedes? No, e vi dico no, non perché fa parte di una trilogia, ma perché qua King fa qualcosa di molto particolare. Allora, come abbiamo visto in Mr. Mercedes, magari vi lascio il video che ho fatto in giro, non si può leggere semplicemente perché questa volta King fa un qualcosa di molto particolare. È come se la trama di Finders Keepers si dividesse in due filoni. Da una parte abbiamo la storia di John Rothstein, uno scrittore ormai anziano che viene ucciso nella sua casa e gli vengono sottratti gli appunti che teneva custoditi nella sua cassaforte di questa serie di romanzi che lui aveva interrotto anni prima, romanzi che poi sono entrati nel canone letterario americano e che non aveva mai pubblicato. Gli vengono sottratti da questo Bellamy, che se vogliamo è il suo fan numero uno, e questo suo fan numero uno tempo zero finirà in galera. Nasconderà questi appunti sottoterra, sotto un albero, e guarda caso li troverà il giovane Pitt. Il giovane Pitt, che guarda caso come gira la vita, è il figlio di una delle persone che si è salvate dal disastro, dal gesto estremo del pazzo che tutti noi abbiamo conosciuto in Mr. Mercedes. È come se la storia si dividesse in due. Da una parte c'è tutta la storia di John Rothstein,
di Pitt e di questi maledetti appunti che hanno sconvolto le vite di un po' troppe persone, e dall'altra parte ritroveremo i soliti personaggi che abbiamo imparato a conoscere nel romanzo precedente, quindi il Detective Hugh, la sua banda di scalmanati aiutanti, e questa nuova sfida e questo incrocio tra queste due storie. È un thriller nel quale si parla di scrittura, di scrittori e soprattutto di libri. È un King che, come sempre, qua mi affiderò alla solita frase qualunquista, King è cambiato, sì, King è cambiato, ed è come se Finders Keepers fosse una sorta di evoluzione all'interno della sua produzione. Se noi prendiamo le sue ultime opere, quelle che hanno fatto più discutere di questi ultimi anni, che personalmente anche a me non tutte mi hanno soddisfatto, ci rendiamo conto che abbiamo davanti un uomo non più di primo pelo, non più giovane, che ha spostato la sua attenzione su altre tematiche che evidentemente lo stanno ossessionando in questo periodo. Questa è tutta una teoria mia, tra virgolette mi invitate a smentirmi. È come se prendessimo tutti i suoi romanzi, i suoi ultimi romanzi, e andassimo un po' a sviscerare. Troviamo ad esempio in Joyland tutto il discorso della giovinezza, dei vent'anni, del viversi la vita a pieno. Poi potremmo accomunare Dr. Sleep e Mr. Mercedes con tutta la storia dell'alcolismo, del personaggio, della vecchiaia, di questo confrontarsi con gli acciacchi, che evidentemente sono temi che una persona che ha quasi che va per i 70 anni giustamente sui quali rifletterà un pochino più spesso. E poi magari ci troviamo un revival che mi aveva anche soddisfatto abbastanza, magari vi lascio la recensione qua sopra, nel quale appunto abbiamo prima il ragionamento sulla giovinezza, sulla vecchiaia, e perché non riflettere sulla figura di Dio, della fede? Mettiamocela dentro, ci facciamo un romanzo sopra. E con Finders Keepers vediamo entrare all'interno di questo lungo viaggio tematico molto kinghiano un altro fattore che evidentemente fa parte della vita di King da un po' di anni di questa parte, ed è la letteratura. E in questo caso la letteratura americana fa sorridere perché abbiamo uno scrittore che si chiama John Rothstein. E se noi andiamo a prendere questo nome e lo analizziamo un attimino, possiamo vederlo tranquillamente che ci sono tipo dei rimandi a scrittori americani grandi quanto una casa. Prendiamo John Rothstein, John che rimanda in un secondo all'americano John Updike. Potremmo andare a fare un passo successivo e andare a vedere la seconda parte del nome. Roth. Parla da solo, il Philip Roth di quartiere è pronto, è dietro l'angolo. E poi abbiamo Stein che rimanda appunto a Steinbeck. Tra l'altro mi è capitato ultimamente di leggere Furore di Steinbeck, un capolavoro assoluto, ed è un autore al quale King deve praticamente il 90% della sua produzione. Cioè, leggetevi Steinbeck e vedrete King, cioè King è come se scoppiazzasse da Steinbeck, almeno dal punto di vista stilistico. Deve tantissimo a questo autore, anche lui l'ha detto in prima persona. PS, grazie Maurizio per aver verificato la fonte. Ma non vengono citati solo questi tre autori. Durante la lettura, parlando soprattutto di libri, verranno citati tantissimi autori americani. Oltre ai tre citati, mi viene da pensare a Maugham, a Flannery O'Connor. Tutti autori che uno può conoscerli, non conoscerli, ma che evidentemente piacciono a King, lo hanno segnato e che cerca in qualche modo di propinarceli. Io trovo che King può essere usato come ottimo trampolino di lancio. A me fa male sempre un po' il cuore vedere quei lettori che purtroppo ci sono varie circostanze della vita di ognuno di noi, però ci sono dei lettori in particolare che purtroppo leggono solo King, e a me è una cosa che fa uscire un po' fuori di testa, anche perché nei suoi romanzi ci sono stati sempre rimandi alla letteratura di genere, alla letteratura, se vogliamo, più classica, e questi trampolini non vengono mai usati. Io personalmente ho sempre cercato di usarli, e nel lanciarmi in questi nomi che non conoscevo ho scoperto degli autori fantastici, e vedere citati questi autori durante il romanzo mi ha esaltato, e vi invito veramente a scoprirveli uno per uno. Alcuni non li ho letti neanch'io, ma lo farò. King deve essere usato come trampolino di lancio.
Magari fatemi sapere, curiosità, gli autori che avete scoperto grazie a King, mi farebbe veramente piacere, ve lo dite sotto. Sarà meraviglioso vedere il giovane Pete innamorarsi delle avventure di Jim Page, vedere come un ragazzino si possa innamorare della letteratura, si possa innamorare di quelle parole, di quelle storie e portarsene dietro nella sua vita reale. Sarà ancora più fantastico vedere il suo antipodo, vedere Bellamy che è incazzato come una bestia perché Rothstein gli ha interrotto la sua serie preferita, prima lo uccide e poi finisce in galera rimanendo un uomo che non ha letto quelle pagine che tanto desiderava, rimane con quel desiderio letterario per anni in galera e quella voglia di soddisfarlo. Tutti personaggi che però in questo caso vengono usati da King, vengono usati da King per mandare questi messaggi, per far muovere una trama che ha sicuramente qualche elemento d'azione, che ha sicuramente qualche elemento thriller. E molti si chiederanno, i personaggi di Mr. Mercedes? Ecco, i personaggi di Mr. Mercedes secondo me sono stati migliorati un sacco. Sono quei personaggi che, se vogliamo, King mette per risolvere qualche cavillo, ma che non sono come il primo delle macchiette, vengono definiti secondo me psicologicamente un attimino meglio e lasciano quella voglia di andarli a scoprire ancora. Ci troviamo di fronte al solito romanzo kinghiano che tiene incollati dalla prima all'ultima pagina, non ci si riesce a staccare. È un romanzo che mi ha soddisfatto più di Mr. Mercedes, che aveva dentro dei luoghi comuni che non finivano più, e se anche in questo caso molti avvenimenti li intuiamo 50 pagine prima, non possiamo far altro che leggere, non riusciamo a staccarci, mi ripeto, lo so, e mi rendo conto che un romanzo è riuscito quando a fine libro il sottoscritto, come molti di voi, e non mentite, vogliono e vorranno leggere le opere di Jimmy Gold. E soprattutto si sono levate tutte quelle cose che King aveva, tra virgolette, masticato e riutilizzato. In Mr. Mercedes avevamo addirittura degli espedienti che lui aveva usato in altri romanzi. Qua questa cosa, seppur in un romanzo molto classico, non si ripete. Sono tutte cose, se vogliamo, nuove. King, ti sei dato finalmente un attimino da fare, non siamo a livelli altissimi, anzi è un buon romanzo di intrattenimento, finisce là, però l'ho apprezzato molto per tutto questo discorso, se vogliamo, letterario. È un romanzo che non è un thriller, secondo me. È un romanzo, se vogliamo, che potremmo definire kinghiano, che va fuori dal genere. Beh, a mio avviso, e qua voglio sapere la vostra, per me, ancora prima del terzo, l'esperimento King trilogia Arbore thriller è fallito, e lo dico alla luce di questo punto chi perde paga, mi fa schifo chiamarlo chi perde paga, di questo film del Skipper, che è un romanzo che buca il genere, va fuori, guarda caso, tempo il finale, ci troviamo davanti un romanzo con quelle venature di soprannaturale che tanto ammiccano l'occhio a King. Guarda caso, non ci troviamo di fronte a un romanzo thriller puro. Chissà perché, perché evidentemente anche lui non si sente a suo agio con questo tipo di genere. Sicuramente vedremo nel terzo romanzo, anche perché io nel video di Mr. Mercedes avevo fatto tutte delle... Mi ero tirato su tutte delle teorie molto particolari sulla figura dell'antagonista di Mr. Mercedes, che sicuramente rivedremo nel terzo romanzo, e non è spoiler. E quindi sono molto curioso di vederlo, di vedere il tutto come evolverà. È un video abbastanza spicciolo, possiamo entrare sotto il video oppure dove vi va sui social, nello specifico, anche in privato. Veramente mi andava di fare una cosa molto veloce e molto generale, non il solito video che faccio solitamente. Come sempre, se vi è piaciuto il video, pollicino in su, aspetto i vostri commenti sotto e ci vediamo alla prossima. Ciao! John Rothstein mi ha cambiato la... No, stavo per affermare che i suoi lavori mi hanno cambiato l'esistenza, ma non è vero. Non credo che un adolescente abbia vissuto abbastanza per sostenere una stupidaggine simile. Ho compiuto 18 anni il mese scorso. In realtà, i suoi libri hanno cambiato il mio cuore.